Benvenuti in questo video, sono Johnny95 e questo è God of War. Allora, siamo rimasti l'ultima volta in questa barca perché comunque ho affrontato un altro viandante e ha occupato un po' di registrazione quella cosa lì, ma siamo riusciti a sconfiggerlo entro il tempo limite, quindi possiamo proseguire e andare avanti. Allora. No, incubi dove? No! Incubi no. Ok, li abbiamo sconfitti. Qua dentro la barca si può andare. Ragazzi, qui. Rompiamo tutto. Un'altra mappa? Basta mappa del tesoro. I rematori di Njord. Nell'ultimo viaggio la mia nave fu devastata dai fulmini e dalle tempeste di Thor. Avevo abbandonato la speranza quando il dolce vento di Nord allontanò le nubi scure e gonfiò le vele. Ho nascosto il mio tesoro in alto dove possono vogare con i rematori di Nord. Dove quindi? Non ho capito dove, però. Bene. Qui c'è un tesoro. Oh, essenza di Aminga. Oggetto leggendario incantesimo. Un incantesimo che aumenta la fortuna di 13. Buono. Anche se la fortuna non so cosa serve in questo gioco. Vuoi leggerla? Qui dice, falso capo. L'ho visto scritto ovunque. Un altro tradimento. Falso capo. Questo ha scritto Vandri del padre. O l'equipaggio parlava di Vandri dopo l'ammutinamento? Boh, non lo so. Sinceramente non lo so. Allora, possiamo passare qua sotto. E possiamo passare di qua. Quindi, tanto colpisce quello. Ok, così abbiamo liberato il passaggio. Andiamo di qua. Argento, quanti ne ho d'argento? Sì, lo stiamo recuperando, va bene. Quello che ho speso per l'artiglio. Qua dobbiamo passare o è dall'altra parte la strada? Ragazzi, qui. C'è una pergamena. Apparteneva al figlio. È una storia. Il rimorso di un figlio. Padre, fu il nonno a prendersi cura di me, mentre tu eri impegnato a cacciare e saccheggiare. Gli volevo bene e tu lo pugnalasti alle spalle. Ti odiai, ma il tempo cambia tutto. Il clan festeggiò, sputarono sul suo animo gentile. Per loro era indice di scarsa capacità di comando. Odio ammetterlo, ma i Razzle Farmadol prosperarono sotto di te. Ok, da bambino avevo giurato ai nonnin che l'avrei vendicato. La mia abilità con la spada migliorò e finalmente mi dotasti. Ci avvicinammo, ma i nonnir non tollerano i giuramenti infranti. Neanche quelli di un bambino triste. Il loro forziere fuori dal deposito di Fafnir mi ricordò quel giuramento. Quindi la spirale di tradimenti continua. Hai ucciso l'unico padre che io abbia mai avuto, ma anche ora mi pento delle mie azioni. Sono colmo di rimorso. Perdonami, Vandrid. Quindi il figlio ha ucciso il padre perché il padre ha ucciso il nonno. Quindi non era per i tesori, per comandare, era perché avevo ucciso il nonno.
Ok, quindi stiamo capendo. Padre, perdonami, pieno di rimorsi, mi pento delle mie azioni. Se avesse riflettuto prima di agire, non avrebbe avuto rimorsi, giusto? Sì, forse dovremmo portarla a suo padre, lì, in deposito. Ritorno al deposito di Fafnir. Quindi dobbiamo tornare lì? Vabbè. Però non sappiamo se ci dà qualcosa, perché se andiamo lì prima non prendiamo niente, non lo so, sinceramente. Acciaio e squama. Qui dove siamo? Ah, dove c'era la ruota. Ok, capito. Quindi questo non è avanti. Atreus? Vieni qua. Atreus? Atreus, scusa, devi venire di qua. E dopo ti perdiamo. Ok. Dobbiamo recuperare la barca, a quanto pare. Qua ci sono già stato. Sì, infatti. Beh, se non ci mettiamo tanto potremmo anche andare al deposito di Fafnir. Trova un'altra uscita. Tieni il muto per attivare il favore. Favore nanico. Un'altra uscita, questa quindi. Quella che ho sbloccato. Ma qua possiamo attraccare. Aspetta un attimo. Se attraccassi qua mi darebbe come nuova zona. Non lo so se mi ha dato nuova zona. Questo come facciamo a prenderlo? Oro. Ok. Qui c'è qualcosa qua dietro. Argento. Prima di andare sulla barca e andare avanti, io vorrei andare dall'altra parte e vedere se c'è qualcosa da prendere, perché ho visto un forziere. Lì sopra non ci si può andare, credo, però non sono sicuro. Altro argento. E il forziere. Ecco qualcosa di importante. No, acciaio e squama, perfetto. C'è proprio roba minima, Cioè non è che ci vogliono dare un premio gigante. Qualche premio ogni tanto potresti darcela, sinceramente. Allora, andiamo dall'altra parte. Ho spaccato tutto. Tiriamo su la roba qua. Ok, ora possiamo andare sulla barca. Cosa c'è?
Ritorna da Sindri. Ok. Ci ritorneremo. Prima di andare al deposito di Fafnir. Aspetta, al deposito di Fafnir c'è Sidney. C'è Sindri. Allora, questo. Ah, qua Sindri, vabbè, possiamo andare direttamente qua. Non è che per caso avete trovato la cocca? Sì, l'ho trovata. Oh, splendido! Queste macchie sono strane. L'hanno usata per spaccare la faccia a un predu. Oh, splendido. Ecco, per il vostro disturbo. Manico di Rattler Farmard. Oggetto leggendario come Dase. Non sembrerà un granché, ma praticamente vibra di magia. Me ne serviva un'altra dopo che prestai l'ultima a mio fratello. Ci sputo sopra. Per lubrificarla! Diceva. Non gli ho più chiesto. Beh, dato la cotta non so cosa serve, sinceramente. Comunque. Probabilità bassa di attivare un vantaggio che ripristina parte della vita dopo ogni colpo d'ascia a segno. Visualizza nel menu. Quindi avevamo questo. Questo è più forte, da meno forze, ha meno forze, è meno l'unico, però ha più vitalità e fortuna. Quindi secondo me è più importante di questo. Mettiamolo, dai. Compara. Facciamo compara, vediamo. Sì, dovrebbe essere più forte questo. Credo. Favore penale completato. Affari di famiglia. Ok. Mi sto registrando God of War sia perché ho poco tempo per giocare, quindi faccio una cosa da un'ora da registrazione, praticamente da 50 minuti un'ora. E poi dopo. E perché comunque ho tempo, quindi. Siamo così. E ho voglia di andare avanti. Sto tornando indietro per caso, sì. Aspetta, siamo qua, usciamo di qua e praticamente dobbiamo tornare qui dentro. Torre di Asgard, no. Qua. Burrone di Fafnir. Vado qua dentro e vado qua. Il tempo corrige. Ritorno al deposito di Fafnir. Devo tornare lì. Perché c'è da parlare con lo spirito. Però cercherò di fare veloce, cercherò di andare spedito. Proprio di corsa. Per non perdere troppo tempo. Qui c'è un portale. Lago di Nove, ok. Devo arrivare qua, quindi devo passare tutto il punto. Ancora le rovine. Oh, se le rovine stanno qua, che problema c'è, scusa. Che ci stiamo arrivando. Perfetto. Ogni tanto controllo la mappa perché voglio sapere dove sto andando. Dovrebbe essere questo, no? Dovrebbe essere questo, sì. Questo qua è il burrone di Fafnir. Sì, questo, perfetto. No, qua non è niente, ok, perfetto. Poi di retromarcia. Vuoi attaccare qui? Sì che voglio attaccare qui. Nuovo approdo trovato. Ah, qui c'è l'ascensore, praticamente.
Dobbiamo andare qui. E qui c'è il serpente. Ciao Sindri. Vedete, sto andando proprio di corsa perché ho voglia di andare avanti, quindi... No! Troppo di corsa. Dai, sali. Attento alle spalle. Sì, ma tu non stai facendo niente, Mir, quindi vedi un po' come essere alleati. Vabbè che sei una testa, quindi non è che puoi fare molto, però... Sì, puoi solo dare consigli, questo è giusto, sì. Vabbè. Lasciamo stare. Vai, vai, andiamo qua. Puoi per terra con la cera? La mappa, e non la mappa tesoro, quella che ci portava qua. Oggetto leggendario, ghiaccio impossibile da sciogliere proveniente dai luoghi più remoti di Hell. Si usa per potenziare pomi congelati, si trova nei nascondigli segnati nella mappa tesoro. Occhio della maestria runica, oggetto leggendario incantesimo. Riduce i danni del 15% se si è colpiti durante un attacco runico. Massimo 50. Mappa tesoro completata, lo storico. Argento e oro. Va bene. Aspetta, aspetta. Se mi dico una cosa. È vero, aspetta un attimo. Adesso ho sbloccato le abilità di Atreus. Di livello 5. Dovrei averle sbloccate. Ah no, questi qua sono quello del perfetto. Perché non mi fa andare su quel dell'arco? Aspetta, andiamo un po' più avanti, magari sono in combattimento. Ok, perfetto, era solo bloccato indietro praticamente. Le esplosioni delle frecce di luce provocano danni da stordimento. Condotto scioccante può concatenare un maggior numero di nemici. Beh, io sinceramente a completare le abilità di Atreus, quanto pare, cioè, quell'artiglio comunque. L'abilità dell'artiglio. Beh, possiamo farlo quando vogliamo, quindi magari lo farò più avanti. Frecce di luce. E questo cosa fa? Prendiamolo, dai. Prendiamo, adesso siamo in difficoltà facile, quindi qualsiasi cosa che sbagliamo possiamo anche non pentircene troppo. Tutto completato. L'artiglio l'abbiamo completato. Manca lo scudo del guardiano e levetano, che però ci serve. Questo possiamo farlo. Io aspetterei a fare questo, però aspetterei. Dato abbiamo completato quelli di Atreus, quindi va bene così. Andiamo dal padre ucciso dal figlio che aveva ucciso il nonno. Che ci fate qui?
Siete venuti a rubarmi gli stivali e la biancheria? No. Abbiamo trovato tuo figlio. Anche lui è stato tradito. E sul suo diario abbiamo letto che si era pentito di averti ucciso. Bella consolazione. Come se ne è andato? Combattendo? C'erano quattro corpi vicino al suo, decapitati. Andrid teneva sempre la sua spada pulita e affilata. L'ha imparato da me. Mi ha coltellato alle spalle, ma sapere che nel Valhalla mi rasserena. Grazie. Tra mentre ti ero detto, è più incantesimo. Quel ladro non meritava la pace che gli hai dato. Può darsi. Eppure mi piace aiutare la gente. Perfino i morti. Sei identico a tua madre. Bonus a tutte le statistiche. Ah, l'esperienza mi ha dato. Buono. Quante ne abbiamo adesso? 47.000, quindi più avanti decideremo di acquistare quella cosa da 10.000 esperienza.